E bello ragazzi, sono Gio, questo qua è un nuovissimo video sul mio canale. Oggi non siamo su nessun gameplay, questo qua è un semplice vlog dove vi parlerò di questo argomento molto attuale che veramente non è che mi sta a cuore, non me ne frega un cazzo, però vedo che molti dei miei amici su Facebook, che ho tra gli amici alcuni fan, amici diciamo, cioè persone che mi seguono su YouTube, vedo che pubblicano ste cristo di boiate e vorrei diciamo spiegarvi di non far ste cazzate. Allora, innanzitutto cosa intendo? Allora, mi riferisco a tutto il trash di YouTube Italia. Tutto il trash di YouTube Italia barra Facebook, perché ormai la maggior parte del trash si è spostato su Facebook. Perché? Perché su Facebook c'è molta più visibilità. Allora, tutti voi, la maggior parte di voi penserà Dipré, Muniz, Sapio, Martina dell'Ombra, sono tutti dei sfigati, dei ritardati, non capiscono un cazzo, Martina dell'Ombra è stupida come la fame. In realtà no, ragazzi, in realtà queste persone sono più intelligenti di me, sono più intelligenti di voi, sono più intelligenti di tutti. No, più che intelligenti, sono molto furbe queste persone. Perché? Cosa hanno fatto? Secondo voi Martina dell'Ombra è veramente così stupida che al posto di dire ad esempio gay pride dice gay pride e parla delle che dice vanno a visitare le isole greche e sono a Ibiza? Ma secondo voi ragazzi sono veramente così stupide queste persone? Cioè, io mi chiedo, ma voi come cazzo fate a condividere un video di sta ritardata, ad esempio, e dire, mamma mia, l'ignoranza? L'ignoranza, secondo me, siete voi, Gesù Cristo, perché non riuscite a capire che lei questo video l'ha fatto per suscitare scalpore. Perché così la gente adesso gli interessa di più non condividere le cose che interessano alla propria persona, condividere quello che dicono gli altri, sbagliato, ovviamente totalmente sbagliato, per dire guarda che scrivo questa persona, condividono per criticare, giudicare e basta. Ovviamente sbagliando, perché queste persone sono veramente furbissime, perché io non condivido quello che hanno fatto. Cosa hanno fatto? Ad esempio Muniz, cosa ha fatto? Ha venduto la propria dignità, perché Rosario Muniz secondo me è veramente una cosa schifosa, cioè è brutto. Il personaggio Rosario Muniz fa veramente schifo. Ha venduto la propria identità, cioè ha venduto la propria dignità per formare questo personaggio. Ma secondo voi Rosario Muniz va in giro per cazzo ne so, cani cattivi? Secondo voi è così stupido? Ma vi pare cazzo? Io mi chiedo, ma io non, cioè, pensavo che non fossi mai arrivato il punto a farlo. Ma vedo che alcuni sono veramente, non parlo di voi, ma parlo in generale. Vedo che alcuni sono veramente dei ritardati. Che voi, quello che fate voi di condividere il loro video, di criticarlo nei commenti, di parlarne con il vostro amico, tutto questo è semplicemente spam involontario, diciamo, spam inconscio del subconscio. Attenzione, parole complicate per voi che non sa neanche lui cosa vuol dire. Cosa vogliono dire, scusate. Voi condividete questi fenomeni e questi fenomeni cosa fanno? Si arricchiscono, cazzo. Io non dico che non dovete condividere, no, sì, dico che non dovete condividerli, cazzo, cioè, piuttosto condividete un cazzo di video di Jumbo, povero Cristo, quel porco di merda che fa 100 view a video, cazzo, condividete i suoi cazzo di video che non sono trash, almeno quasi, ma non quello schifo, ragazzi, cioè, se voi continuate a condividere, magari domani nasce un altro cazzo di tumore su Facebook, soprattutto perché la maggior parte di tumori delle Facebook sa che mi stanno tutte in culo, uno dopo l'altro, tipo i classici che fanno i video. Dio, cioè, sto impazzendo, veramente, sto video è veramente incazzaturissimo. Cioè, ad esempio, i video parodia, tipo, faccio un nome, Simone Paciello, ovviamente, di dov'è? Di Napoli. Questa me la potevo risparmiare, non è per offendere Napoli, dai, però me la potevo risparmiare. Questo ragazzo cosa fa? È il classico format di Facebook che non c'hai un cazzo da fare, non c'è delle palle per fare un video serio. Cosa fai? Prendi un fenomeno trash, un bambino che fuma 2 anni, un cazzo di video di un bambino che cerca di accendersi la sigaretta che è totalmente stupido, intanto cambi di luce che mi rovinano tutto il video, grazie mille. E lui cosa fanno? Fanno un dibattito, si vede tipo lui che dice una cosa e poi il fenomeno trash è una specie di parlare con il computer a sto punto. E questo secondo me è il video più stupido che possa essere creato, una specie di parodia dove si vede una specie di dibattito, una specie di parlata tra quello che fa il video per sfottere e quello che viene sfottuto. E secondo me a sto punto l'unica persona veramente stupida è quello che fa il video. Perché veramente mi sto impazzendo. Cioè, queste cose si fanno milioni di view. Vendono la propria dignità. Non sto neanche rosicando perché anch'io potrei farlo benissimo. Iniziare a far video nudo, iniziare a far video dove mi infilo una tazza di latte dentro il culo per farmi un cazzo di view e iscritti gratis, mi prenderei un sacco di hating come hanno hating Dipré, come hanno hating Martina dell'Ombra, però non mi frega un cazzo, mi faccio i soldi, vado in televisione, cazzo, Martina dell'Ombra è andata a Sky TG24, a Sky TG24 in cazzo intervistata, cosa vuol dire? E questo ragazzi che dovete capire, figa, queste persone sono uno dopo l'altro, tutti falsi. Loro, Andrea Dipré, con il vero Andrea Dipré, non so come si chiama, Francesco Sole, con Gabriele Dotti, non c'entra un cazzo.
sono la stessa persona, Francesco Sole, che è il nome d'arte, e Gabriele Dotti, che è la persona. Non c'entrano un cazzo, sono due persone totalmente diverse. Però questo tizio qua, attraverso l'hating, perché è comunque uno dei personaggi più iterati di YouTube, è andato avanti, è andato a fare la trasmissione Tu sei che vales con Belen, cazzo, con Belen, figa. Ma io mi chiedo, cioè, voi che condividete Martina Dell'Ombra, Dipré, Rosario Muniz, Giuseppe Sapio, tutti questi sfigati che si mettono in ridicolo su Facebook per qualche cazzo di visual in più, voi li condividete, fate il loro gioco. Magari li condividete facendo una battuta ironica, dicendo ma che sfigato, dicendo ma che fallito, devi morire. È solo lucro sul loro cazzo di stipendio, figa, voi li state arricchendo. Io sinceramente questo video non avrei mai avuto intenzione di farlo, ma semplicemente mi vedo costretto a farlo per dirvelo, cazzo. Ragazzi, basta condividere questa cosa. E poi la gente si lamenta e YouTube Italia, Facebook Italia è diventato un trash vivente. Ma cazzo, ma non li condividete, fatevi i cazzi vostri, figa. Condividete i miei video, cazzo, che ho bisogno. Condividete Jumbo, Vrat, Mars, chi cazzo volete, ma non fenomeni trash, ragazzi. Ragazzi, perché è totalmente sbagliato. È quello che vogliono che voi fate. È quello che vogliono che voi fate. Cioè, è stupida come cosa. Ovviamente voi direte, Gio, ma chi cazzo sei tu per dirci queste cose? Ok, non so nessuno. Sto dicendo la mia opinione, ovviamente. Non sto insultando nessuno, tranne questi Facebook star, coglioni, che comunque stanno arricchendo così a caso. La stessa cosa è Erfaina, Sebastian Gazzetta. Secondo me Erfaina non l'ha fatta apposta in un video a dire guardate con chi mi devo ritrovare su Facebook, con Martina Dell'Ombra. E ha fatto vedere due video di Martina Dell'Ombra nello stesso video dove ne parla. E Martina Dell'Ombra si è preso tutti gli iscritti, tutti gli scazzo di seguaci di Damiano Erfaina. Ovviamente seguaci sbagliati, cioè seguaci che la insultano, ma comunque sono seguaci. Perché se tu vai da un manager, secondo voi frega un cazzo se quel manager ti scrive nei commenti figlio di puttana, se poi vedono 2 milioni di views? No! Cioè, ragazzi, più che altro è business questo, e ovviamente che è business, e non è stupida come cosa da fare. È giusto, cioè, neanche giusto. Loro vendono la propria dignità per visual. Cioè, secondo me diventare famosi vendendo la propria dignità, totalmente avendo un personaggio sbagliato e stupido e ignorante, secondo me è sbagliato e anche dispregiativo nei propri... Cioè, almeno io, la mia persona, Joely, si farebbe schifo se Joely inizierebbe a fare video... Su video, solo per far view, solo per far soldi, solo per mettersi in ridicolo, per prendersi sempre più iscritti, visual, soldi. Quello che la maggior parte di YouTube Italia, Facebook Italia sta cercando di fare per salire un po' di iscritti. Che secondo me è veramente deprevole e disgustoso vedere una cosa del genere. Mi sono rotto veramente i coglioni di vedere tutti i miei amici della scuola. Perché tra l'altro anche amici scolastici che proprio vedo a scuola tutti i giorni condividono Martina Dell'Ombra, condividono Andrea Dipré. Cioè adesso siamo veramente arrivati al limite, cazzo. Comunque non so se la sentite quel cane di merda che sta... Eccolo là, porta troia, ammazzo adesso. Comunque ragazzi, vi ripeto, lasciate un bel like, un bel commento, condividete, fate quel cazzo che volete. Da giù è tutto ragazzi, bella!